Well, congratulations to Treviso, I think, for the deserved win. I'm not too happy with my team. I think they gave it all. They left it all out there. But, you know, we just ran out of gas. You know, we didn't have the energy in the fourth quarter that normally my teams have. You know, we had to make a change in the starting lineup, unfortunately. You know, we couldn't start with Libero because he was out with an injury. You saw also when he was playing that he wasn't the Libero that we know. You know, Joe was having problems. Then you can see, you know, with the way we want to play, you know, if you miss two guards, you know, one guard already, you know, once we missed Marcus Keane, we had a hard time winning games. But basically, if you play with two guys that are not healthy, then it's just tough for us. Complimenti a Treviso, penso che abbiano meritato la vittoria. Non sono completamente soddisfatto, anzi non sono soddisfatto di quello che abbiamo messo in campo stasera, soprattutto per il fatto che nel quarto quarto non abbiamo avuto energia, non abbiamo avuto la spinta che di solito abbiamo nelle altre partite. Come avete visto, abbiamo dovuto cambiare un po' i quintetti, partire dal quintetto base perché Librizzi ha avuto un problema fisico durante la settimana, e quindi anche quando i pochi minuti che ha giocato non era il giocatore che conosciamo di solito, quindi anche quando, appunto, avendo problemi sulle guardie anche per esempio per una squadra come la nostra, poi dopo diventa abbastanza difficile. Anche per esempio quando è mancato Keane, non siamo riusciti a portare a casa buone partite, buoni risultati. Coach, è mancata un po' di pazienza, soprattutto nell'ultimo periodo. Avete tirato 43 volte da tre punti, anche con percentuali basse, cioè nell'ultimo quarto, anche quando la squadra è stata in vantaggio, si è un po' forse troppo affidata dei tiri rapidi da tre punti, o sbaglio? There was a little bit too much hurry in shooting for free, even at the end of the game we shot 43 times. Mm-hmm. For three, even when we were up, the impression was that some shots were a little bit taken in a hurry. Yeah, I mean, I agree. I just think we didn't have the legs to get to the rim. You need to have legs to blow by people, and I don't think they were there. Sono d'accordo, però penso che alla fine queste scelte siano state dettate dal fatto che non avevamo abbastanza gambe per arrivare fino in fondo, per andare vicino al canestro, per tirare da sotto, e quindi abbiamo preferito prenderci il tiro magari subito da fuori, e questo con le percentuali che sono venute fuori è chiaro che ha condizionato il risultato. Questa mancanza di energia nelle gambe è lo stesso motivo per cui magari nei primi due quarti la squadra ha subito tante penetrazioni, faceva fatica a tenere il 1-1 degli esterni di Treviso? This lack of energy in the legs, maybe is the reason, because in the first two quarters we conceded too many penetration. From the exactly. First half we couldn't. No, you saw Joe. He couldn't keep anybody in front of him. That has to do with, you know, being healthy, having fresh legs. So they were just not there. Then in the second half, I thought actually in the third quarter we were playing good D, but then we just made some dumb fouls that put him on the line for nothing. You know, I think we could have had the margin a little bit higher there, but we couldn't do it. You know, and then we just—it's also when you're a little tired, you just make these mistakes. You know, that's what happens. You just first half you get beat. You know, you out of desperation you start playing a little harder. Maybe you find that second wind, but then you obviously, you know, you get tired and you make these mental mistakes. Sì, in effetti è stato così. Nei primi due quarti abbiamo avuto poca energia in difesa. Anche per esempio anche Giovanni e Nicola ha fatto fatica a marcare il suo uomo. Poi nel terzo quarto abbiamo migliorato di molto, però purtroppo abbiamo fatto dei falli evitabili e abbiamo concesso che loro andassero a tirare tiri liberi abbastanza gratuitamente, e quindi il margine, diciamo, l'hanno ridotto e poi sono passati davanti. È anche un problema appunto fisico generale, perché quando sei stanco è più facile che mentalmente poi dopo incorri nel fallo anche evitabile, quindi mandi i tuoi avversari in lunetta, esaurisci subito il bonus e lo mandi